veramente in questa bella riuscita tranquillamente. Devo dire, il mio pensiero, l'ho anche scritto sul meetup. Circa il fatto delle municipalità, che personalmente diciamo io non condivido, nel senso, domenica scorsa, piacevolmente, insieme all'amico Salvatore Cini, siamo andati a trovare gli amici al Rione Incis e abbiamo partecipato piacevolmente al loro canzone. Ma quando sono ritornato a casa e ho postato, diciamo, ho condiviso le foto e i filmati, io non ho scritto che siamo andati praticamente al gazebo della sesta municipalità. Io ho scritto Infopoint M5S Napoli Lione Incis, che per me il Movimento 5 Stelle Napoli. Cioè non è una questione di divisione di municipalità. Allora con questo voglio agganciarmi e dire, ragazzi, cioè, mettiamo, cioè, se è possibile, togliamo questa discriminazione, diciamo, all'interno di municipalità dove ci sono delle divisioni e si verificano anche magari multigazebo, che poi comunque, voglio dire, non sono fruttuosi, considerando anche che noi l'anno prossimo comunque sulla città, cioè, abbiamo le elezioni. E quindi dovremo concentrarci poi tutti quanti sui temi. E siccome comunque ho visto che, diciamo, su questo argomento le sensibilità vanno poi praticamente ad unirsi, nel senso che questa divisione, cioè, anche loro non la concepiscono, cioè, questo fatto di dire che nelle municipalità, cioè, possono esserci delle divergenze. Ma perché, cioè, se io, noi siamo andati a questo Rione Incis domenica, siamo andati a Rione Incis domenica, che cosa cambiava rispetto ad una visita ad un gazebo a Via Scarlatti o Piazza Garibaldi? Cioè, queste aree non l'ho mai sentita, queste aree non fanno parte tutte quante del Movimento 5 Stelle Napoli. Io direi anche che, visto che ultimamente si parla sempre di più di questo, anzi da vari mesi, della dicitura sempre area nord, cioè, come se abbiamo tolto le municipalità per creare una municipalità più larga, quindi un'area nord. Secondo me, come diceva anche Tina giustamente, cioè, non esiste area nord oppure area orientale, cioè, eventualmente esiste una periferia, esiste poi un centro della città, ma questo, se vogliamo dare, come dire, per dare delle specificità, però in realtà, cioè, sennò, è una pura questione di onomastica, ma alla fine nostra, cioè, come movimento, no, perché sennò sembra che la periferia di Napoli sia solo l'area nord, cioè sarà sempre Scampia, Secondigliano. Io ci vivo a San Vito Acquatino, anzi, facessimo più attività a San Vito Acquatino, diciamo, a me farebbe piacere, cioè, siccome le facciamo magari come è stato fatto a Secondigliano, però giustamente c'è Ponticelli, c'è Gianturco, ma fanno parte sempre di un unico blocco del Movimento 5 Stelle Napoli, la cosa tragicomica è che all'interno delle stesse municipalità, magari faccio un esempio, ma può valere per tutte le municipalità, tipo, non so, Fuorigrotto, oppure piuttosto che il Vomero, o la stessa area est, diciamo, di Barra, Ponticelli, San Giovanni. Cioè, ma cosa significano, cioè, questo fatto di dover andare poi, diciamo, cioè, separati, quando la cittadinanza comunque in quel luogo è unica? Cenaro, ma io mi permetto di dissentire su questo. Posso dire il mio pensiero? Ma rispettando sempre comunque le sensibilità di tutti quanti. Però io, per me, trovo un poco surreale questo fatto che si debbano creare delle divisioni in tutte queste municipalità, che poi non porteranno comunque a nulla, considerando che comunque noi da qui ad un anno, ragazzi, e già questo fatto lo abbiamo già messo, diciamo, sul tavolo della discussione, cioè, qua noi teniamo le elezioni
Per cui, cioè, vogliamo o non vogliamo, tralasciando cioè, nominativi che non ci interessano, ma noi qua dobbiamo incominciare a discutere di tutta una serie di tematiche, considerando anche il risultato che abbiamo ottenuto in queste ultime regionali. Noi ci dimentichiamo che noi siamo la prima forza politica a Napoli, con credo oltre il 25%. No, oltre il 25%. Cioè, no, io devo dissentire, consentimi, devo dissentire, permettimi. Allora, noi dobbiamo innanzitutto lavorare perché siamo la prima forza politica, però non dimentichiamo che abbiamo più del 50% di astensione, quindi la prima forza politica su un 50% di votanti, quindi dobbiamo lavorare in questo senso. Per quanto concerne la questione delle divisioni, è una questione meramente legata ai personalismi individuali e non al collettivo, perché le varie municipalità collaborano l'una con l'altra e le sei divisioni, vogliamo parlare, sono legate a personalismi, ad individualismi di alcune persone. Vabbè. Io per quanto concerne le tematiche che tu hai sollevato, quello è l'aspetto importante, cioè l'aspetto delle idee, delle tematiche che avvicinano tutti i vari, tutte le varie municipalità. A me non piace parlare di municipalità, a me piace parlare di Movimento 5 Stelle Napoli. E non è, veramente non dovrebbe esistere anche la distinzione tra Napoli e periferia, ma dovrebbe esistere un corpo unico del Movimento 5 Stelle. No, ma anzi la periferia è proprio un arricchimento, diciamo, per quanto riguarda la città, ma tutte le periferie, penso che non sia un sentire condiviso da tutti quanti qui presenti. Io non intendevo dire che si deve dividere, anzi, al contrario, nel senso che se noi creiamo, cioè prima parlavamo di quartiere, di municipalità, noi invece, siccome si fa riferimento alla città metropolitana, noi si inventa area nord, area periferia, no, area orientale, area del centro, cioè voglio dire, se, non, perché se noi è solo un modo per fare delle sorte di, certo, di alleanze che però non hanno senso, cioè, perché cioè non è che sa da fare l'alleanza tra, che ne so, Casori, Azzana, Caltamaggiore, sì, è vero che hanno delle problematiche molto territoriali, sì, però diciamo, se no, cioè, si vanno poi a non tener conto di altre zone dove magari, cioè, le problematiche sono comunque simili, cioè quello è quello che dicevo io. Dici, Alfonso? Io dicevo soltanto questo, particolarmente geografico, le periferie sono due: nord, Campia, e Napoli. Cioè voglio dire, a ovest chiama a mare e a sud chiama a mare. Quindi il discorso è questo. C'è pure pianura, Bagnoli e periferia. Finché non diventa centro, Cavalleggeri è periferia di Napoli. Pianura e periferia, sempre parliamo di Napoli nord, nella zona nord. Sì, vabbè, rientra nella Napoli nord. Sì. Cioè voglio dire, la fascia è quella, cioè praticamente che va da Secondigliano Scampia fino ad arrivare a come dicevi tu prima, ma mi scusi, e quindi Napoli est, voglio dire, noi ci dovremmo focalizzare su queste due parti qua, queste due aree di Napoli distinte che sono considerate sono tagliate fuori praticamente da sempre. Punto. Allora, lo spirito è quello, cioè limiti mentali non dovremmo averne. Però a livello fisico, sostanziale, logistico, se io abito qua, è chiaro che non posso fare ogni volta un'attività e devo fare 30 km perché immagino di trovare un'altra parte. Allora, chi risiede in un luogo e ha delle problematiche che uno vuole tentare di risolvere, allora coinvolge la cittadinanza di quel luogo e crea un meetup di quel luogo. Si concentra sulla... Poi ci sono gli eventi a livello territoriale, come per esempio le trivellazioni domenica prossima, che coinvolgono tutta la cittadinanza. Allora a quel punto là non è che faccio un problema, no, io sono quarta, non sono... Allora il discorso secondo è che non ci scordiamo di questo, sì. Cioè, non ci mettiamo là a dire dobbiamo andare a San Giovanni, dobbiamo andare a Piscino, dobbiamo andare là, vogliamo andare a parte perché alla fine per fare due attività cioè ci mi stancate per come si facessimo dire. Allora, ognuno sulla propria zona, ecco, lasciando stare che le porte sono aperte, i confini non ci sono, e che quindi queste zone si
diventano elastiche, sì, no? Sì, condivido. Si muove in maniera di, come hanno fatto sempre, per la verità. Sì, infatti. Ah, allora, il discorso qua non si pone in nessun modo. Nessun modo, allora, infatti. Quindi, che stiamo parlando? Parlando di gazzetta, di mesi di gamba fa. Se volete. Della prossima di due. Tutta la prossima di martedì. Io direi di cominciare a discutere sui temi. Dato che ci mancano 7-8 mesi alla... Allora, tu porta alla... i temi allora, e noi correggiamo. Il primo argomento, dato che ho contattato, anzi mi hanno contattato parecchi, alcuni commercianti, vogliono avere un incontro con noi, con il Movimento 5 Stelle, perché loro ci hanno dato parecchi commercianti. E loro, dal momento che pensano che il prossimo... Al prossimo tornata elettorale qua del Comune di Napoli, loro vogliono darci ancora al consenso. Ci vogliono incontrare, vogliono capire che te, cioè, per capire come ci poniamo noi nei loro confronti e loro che cosa vogliono dalla nostra forza politica. Penso che già martedì, per esempio, Carlo Alaia già l'altra volta voleva fare un incontro con i commercianti. Solo che per motivi del cattivo tempo di meglio non l'abbiamo fatto. Sì. Lo potremo organizzare, io sto aspettando l'amico che viene l'altra volta, che si chiama Pasquale Migrano, che fa parte, che lavora nella direzione sanitaria del vecchio Policlinico, alcuni parenti che fanno i commercianti, ha espresso l'esigenza di incontrarci. Io voglio lavorare su questa cosa, questo poi sarà una serie di incontri, certo, per costruire, sì, poi tutte le precise categorie. Reddito cittadino, per esempio, reddito di cittadinanza cittadino. Altre categorie. Cominciamo a discutere i contenuti. Senti, Peppe, scusa, mi volevo agganciare sempre per il fatto dei temi, sarò brevissimo. Praticamente molto probabilmente venerdì prossimo avremo il secondo incontro sulla tematica delle disabilità, e a tal proposito volevo dire che ci stiamo muovendo su due binari, il binario dell'informazione e della denuncia e il binario propositivo delle proposte e anche delle finalizzazioni, diciamo, di questo mega progetto che vorremmo fare a livello istituzionale. A tal proposito vi metto a conoscenza che ho caricato sulla pagina Facebook della Disabilità e Dintorni Campania il manifesto di FISH, che sarebbe questa associazione onlus di cui anche ne abbiamo parlato nella prima riunione, e alla quale ha partecipato anche Valeria Ciarambino prima che, diciamo, delle ultime elezioni regionali. E questo manifesto praticamente è un'associazione che raccoglie tutte le federazioni e le associazioni di disabilità più o meno in Campania, con un qualcosa di programmatico a livello, diciamo, di ciò che queste associazioni e federazioni poi vorrebbero comunque vorrebbero fare. Cioè, questo, diciamo, manifesto ci sta, esatto, diciamo, l'ho caricato, certamente, e praticamente io questo manifesto l'ho già caricato sulla pagina Facebook, quindi lo potete comunque tranquillamente scaricare. E praticamente poi dopo noi, siccome voglio dire, oltre a questo manifesto dovremmo muoverci poi su questa piattaforma Wiki, alla quale tutti possono partecipare, dove già ci sono diverse categorie, diciamo, professionali. Cioè, quindi praticamente troverete la categoria, non so, inerente la scuola, la pubblica amministrazione, le leggi, dove ognuno potrà fornire il suo contributo sia a livello informativo che a livello di proposte. Però sembra che comunque l'indirizzo che dovremmo prendere anche come ordine del giorno nella prossima riunione sarebbe quello di partire già da questo manifesto FISH che è stato già approvato, e nel quale praticamente ci dovremmo agganciare anche noi, sia come cittadinanza normale che come movimento, perché comunque Valeria Ciarambino ha firmato, diciamo, questo manifesto a Capodimonte, praticamente, in una delle ultime riunioni avute prima delle elezioni regionali. Sì. Io volevo facciamo una serie di incontri. E io anzi ho coinvolto anche... Questo è anche un incontro. Perché me lo suggerì, sì, Gaetano. Questo è un altro tema, oggi pomeriggio sono andato sulla pagina, ho trovato la pagina di Tutti a Scuola, che praticamente fecero quella manifestazione nella villa comunale, sempre legata alla disabilità.
praticamente mi sono presentato diciamo sulla loro pagina e li ho invitati a questa quasi riunione che dobbiamo solo aspettare la conferma, diciamo, per venerdì prossimo. Ho detto, se qualche rappresentante, diciamo, è intenzionato a partecipare, che comunque diciamo, noi apriamo anche le porte all'associazionismo, cioè senza precludere nulla, e quindi possiamo confrontare, diciamo, anche le nostre tematiche con le loro e le loro tesi. Facciamo due incontri su due categorie, due temi, uno con i commercianti e l'altro sempre sulla disabilità. Dovrebbe essere confermata venerdì 3 luglio, da come sta andando il sondaggio, che si chiude 26 il 27. Io faccio sempre così, che do una tolleranza, diciamo, di una settimana, e scelgo una settimana per fare decidere sempre a tutti quanti. Così sto usando questo video. All'evento sulla disabilità, così come all'evento per la discussione con la categoria dei commercianti, alla stesura di un documento che venga fuori, un documento programmatico del movimento da distribuire poi nell'ambito dei meetup, dei gazebo che vengono organizzati sul territorio, alla cittadinanza a fine divulgativo con i cittadini di queste problematiche, di queste tematiche specifiche. Io direi di fare una cosa: quando, per esempio, fatti questi incontri tematici, no? Noi possiamo, quando poi facciamo i gazebo, li facciamo non tematici, però per esempio, cioè, se ci troviamo in una zona prettamente molto commerciale, a quel punto lì, una volta che magari abbiamo fatto i conti con i commercianti, se abbiamo fatto un sunto, una cosa, noi ci organizziamo in modo tale da cercare di coinvolgere. Viceversa, si giunge a un obiettivo con la questione, allora facciamo un dei gazebo tematici nelle zone, vediamo un po' di coinvolgere. E poi c'era un'altra cosa che abbiamo pensato pure io e Salvatore, ed è una tematica che secondo me c'è un po' un vuoto, no? Che magari spesso viene anche un po' trascurato, diciamo. Noi parlavamo un po' sia dello sport, perché Salvatore, diciamo, si occupa anche di sport. Io pensavo anche alle attività ricreative, spettacolo, cioè, quindi in genere sono un po' unite, no? Alle volte ricordo si facevano esami i ministeri, no? Sport, eccetera. Quindi cercare un po' di trovare delle argomentazioni in merito, per esempio, giustamente con Salvatore, anche sull'impiantistica sportiva, no? Quindi partire magari da quello che è più prossimo a noi, cioè quello della nostra municipalità, ma non per il discorso, ma semplicemente per iniziare a fare un lavoro, anche perché poi la zona, per esempio, mettiamo proprio di Poggio Reale, cioè effettivamente molte strutture, cioè c'ha la piscina, c'ha il palastadera, Ponticelli pure c'ha, diciamo, palazzetti della scuola. E poi qua Gianducco, mo ci sta quella struttura che poi si prende la superstrada per i paesi vesuva, che è stata completamente vandalizzata, che lì pure doveva venire. Quindi fare un monitoraggio di queste strutture. Andare a parlare con gli operatori, una volta che magari, cioè se vogliono facciamo magari un incontro, magari fare prima un meetup interno nostro, cioè capire un po' che tipi di obiettivi, studiare un po' la legge, diciamo cosa dice, cioè che tipo di finanziamenti dovrebbero avere, come funziona in genere, cioè il comune, che tipo di responsabilità in merito, diciamo, all'impiantistica sportiva, no? E poi si poteva anche collegare la parte, diciamo quella là delle leggi, quindi un po' più alla parte anche pratica, quindi mi faccio l'esempio proprio di Via De Roberto, no? In che senso? Cioè alla parte un po' ricreativa, creativa, quindi poi magari se si trovano coinvolgere anche i giovani, perché per esempio vedendo nel palastadero ci sono molti ragazzi che magari ci dice movimento, cioè si appesantiscono. Se invece noi per esempio iniziamo a toccare le tematiche, no? Diciamo che hanno a che fare quindi magari con lo sport, attività ricreativa, attività di spettacolo. Spettacolo, faccio un esempio, in alcune regioni d'Italia il movimento ha parlato di aree libere dalla SIAE, no? Sì. Quindi magari degli spazi dove gli artisti possono esprimere senza come l'espressione della SIAE. Quindi studiare anche un progettino, diciamo, che poi in domani potremmo portarlo nel programma, diciamo, del comune. Io vi faccio un esempio, l'idea che mi è venuta. I mercati di Poggio Reale, i mercati sono luoghi di aggregazione proprio naturale, dove la gente si riunisce per fare lo struscio, gli appartamenti. Ma
qua ci sono anche degli spazi alle volte, non dei mercati. Come no? Perché non si possono creare degli spazi dove gli artisti, immaginate nel mercato di Poggio, ma magari dei ragazzi di volta in volta ma vanno a suonare, scusami Carlo, poi vanno a suonare, vanno a esprimersi, vanno a dipingere, a esporre, cioè, comunque la gente va a acquistare delle cose e magari si trova lì, pure. Quindi sono degli spazi comunque pubblici. Però giustamente se ci deve essere l'onere che uno ha da pagare, fa pormuta e mazziare insomma l'artista, quindi cioè, se il comune può magari in questi spazi anche di mercato dargli degli angoli, delle cose dove si possono anche degli eventi che possono essere anche un'attrazione per le stesse persone, quindi può essere unire l'attività ricreativa con il mercato, un po' come poi quello che quello che fanno i centri commerciali, invece noi andiamo a farlo nei mercati all'aperto. Infatti, sì. Diciamo negli spazi pubblici potrebbe essere una bella idea alla stazione, cioè le stiano forte, esatto, l'avevano fatto pure a Napoli per un periodo, esatto. Anche lì potrebbe essere un'idea. Come movimento abbiamo delle risorse umane da valorizzare. Penso per esempio ad un attivista eccellente e molto conosciuto come Oscar Di Maio, che è un regista, diciamo, il quale potrebbe essere il viatico attraverso il quale organizzare, come diceva Antonio Ciccotti, determinati spettacoli, dare sfogo all'arte nell'ambito dei mercatini, in altre aree oggi abbandonate, quindi facendo leva su Oscar, sì, programmassero però, proprio di però Carlo attenzione io non darei delle referenze perché qua è un discorso, cioè si studiano le tematiche, si studiano le proposte da fare poi al comune e poi magari chi vuole partecipare a questo gruppo di lavoro viene e dice